Da oltre 30 anni il ristorante Arcobaleno a Cava dei Tirreni significa qualità e convenienza. Nuovo incontro stamane a Palazzo di Città tra l'amministrazione comunale e i dirigenti delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio metelliano. All'incontro, fortemente voluto dall'assessore alla pubblica istruzione Armando Lamberti, era presente anche l'assessore alla manutenzione Nunzio Senatore ed il funzionario dell'ente, l'architetto Mario Ambrosino. Tra i punti all'ordine del giorno, le problematiche che attanagliano i plessi scolastici cittadini, con un'attenzione particolare rivolta alla situazione dell'IIS della Corte Vanvitelli, che sarà interessato da importanti lavori di messa in sicurezza e la calendarizzazione di eventi culturali promossi dalle stesse scuole. Una riunione particolarmente importante, proficua sotto il profilo dei risultati, perché abbiamo affrontato una serie di tematiche di grande impatto sulla comunità scolastica e non solo, a partire innanzitutto dalle esigenze che i vari istituti hanno relativamente allo stato di manutenzione degli stessi plessi, soprattutto anche per la sicurezza in primo luogo degli alunni e poi ovviamente di tutto il corpo docente e anche di tutto il corpo amministrativo. Sono state fatte una serie di valutazioni molto importanti che riguardano tutti gli istituti scolastici e segnatamente il Vanvitelli della Corte e ovviamente insomma l'impegno dell'amministrazione è quello di seguire in primo luogo i 34 istituti che rientrano nella propria competenza, ma al tempo stesso di seguire con grande attenzione anche gli istituti superiori che per definizione entrano nelle competenze della provincia, ma comunque sotto il profilo politico noi ovviamente siamo molto attenti a cercare di risolvere tutte le criticità nell'interesse di tutta la comunità scolastica. Abbiamo calendarizzato un incontro monotematico che si terrà venerdì 27 novembre nel pomeriggio proprio nell'aula consiliare, che vedrà coinvolto non solo tutti i dirigenti scolastici ma anche le rappresentanze dei genitori all'interno dei consigli d'istituto di tutti i plessi, proprio per arrivare a delle soluzioni condivise per cercare di accelerare anche una serie di lavori che sono estremamente importanti. In particolare mi riferisco al finanziamento di 5 milioni di euro che è destinato ai lavori di messa in sicurezza, di ristrutturazione e di adeguamento del Vanvitelli della Corte e poi ovviamente di altri istituti. Quindi il bilancio su questo punto è estremamente importante, sono state rappresentate le criticità da parte dei vari dirigenti e quindi l'amministrazione ha cercato di dare delle risposte sui punti sui quali già siamo impegnati concretamente e di assumere degli impegni per quanto concerne la soluzione di altre criticità. Poi ovviamente insomma, il tema ha riguardato la calendarizzazione delle attività extrascolastiche che sono di natura culturale, artistica e che riguardano diciamo, le attività che sono promosse dagli istituti scolastici che sono presenti sul nostro territorio e valutare anche la possibilità di realizzare altre iniziative in collaborazione con il Comune. Presente al tavolo anche il consigliere comunale Vincenzo Passa, che ha portato all'attenzione dell'amministrazione la proposta di accorpare i plessi scolastici di Corpo di Cava e Castagneto presso la scuola di San Cesario.